Ciao a tutti, come sapete io uso il Compex Runner, è uno strumento con cui mi trovo molto bene, con cui vado a integrare quelli che sono i miei allenamenti e ne ho parlato così tanto bene quest'estate che in tanti mi avete detto che l'avete preso, lo state usando, vi state trovando bene. Una domanda che mi hanno fatto in questi giorni è come fare il fartlek, anche perché questo tipo di elettrostimolatori in questi giorni è uno strumento molto utile che può aiutarci nell'integrare l'allenamento a secco, visto che non riusciamo ad andare a correre all'aperto. Allora, l'allenamento fartlek si fa con un posizionamento degli elettrodi tipo l'allenamento della forza, quindi si posizionano questi doppi nel punto di attivazione superiore . Non vi preoccupate se non sono esattamente nel punto preciso di attivazione, anche perché alzando l'intensità della corrente si vanno a reclutare tutte le fibre muscolari, tutti i punti di attivazione necessari ad attivare tutto il muscolo. Quindi sul laterale, sulla punta del quadricipite, sulla parte superiore della coscia, e andiamo a collegare i nostri elettrodi. Come vedete io uso questi tipi di elettrici che si chiamano Steam Pads, che non sono gli originali Compex, ma che trovo funzionino molto meglio degli originali, e sono più resistenti, non si rompono dopo 3-4 utilizzi. Gli originali sono questi, io appunto preferisco questi Steam Pads che costano molto meno e durano molto di più. Ok, abbiamo collegato tutti gli elettrodi, andiamo a selezionare il programma. Allora, preparazione. Andiamo sul fartlek, andiamo a selezionare i quadricipiti, andiamo a selezionare il livello, che è il tempo di allenamento, e attiviamo. Io ho selezionato la parte sia di riscaldamento che defaticamento. Come vedete adesso sto attivando la potenza per il riscaldamento, che in realtà ho appena fatto 40 minuti di corda, quindi non sarebbe nemmeno così necessario, ma avendo poca possibilità di correre in questi giorni, preferisco aumentare l'allenamento anche a secco, quindi inserendo anche il riscaldamento. La posizione per questo tipo di allenamento è la posizione seduta. E mettetevi comodi, perché questo allenamento, come avete visto, sono più di 50 minuti, e quando inizia
quando finisce la fase di riscaldamento e inizia la fase di allenamento vero e proprio, scordatevi la possibilità di leggere libri o cose di questo tipo, perché è un allenamento molto impegnativo. Una cosa importante: dovete salire con la potenza fin dove riuscite ad arrivare. Non deve essere doloroso che vi mettete a piangere, ma dovete andare su con la potenza il più possibile, perché solo così riuscite a reclutare tutte le fasce muscolari e l'allenamento risulta completo. Ok? Ciao a tutti.